8 settembre 2023, a Mussomeli, festa patronale. Una festa assai sentita e partecipata dai mussomelesi e non solo. Ok, amici del fatto Niceno, del fatto del Vallone, pomeriggio dell'8 settembre 2023, Piazza Manfredi, Chiaramonte, la filarmonica di Mussomeli, ecco, farà ascoltare un brano che hanno nel repertorio e diciamo che qui a Mussomeli festa patronale, la Madonna dei Miracoli. Tempo incerto questo pomeriggio, ma gli addetti ai lavori sono fiduciosi che il tempo non farà sorprese. Ecco, la filarmonica di Mussomeli accompagnerà stasera nella processione la bambina, festa della Madonna dei Miracoli, altro gruppo bandistico, quello del maestro Giuseppe Noto, mentre la filarmonica di Mussomeli è diretta dal maestro Vincenzo Barcellona. Ecco, festa partecipata. Qui a Mussomeli sono rientrati in tanti a vedere questa festa e ora il momento atteso. Evidentemente il repertorio con la Nina Reggia che accompagnerà amici del fatto Niceno, del fatto del Vallone, accompagnerà la bambina. Ecco, essendo oggi la giornata liturgica della Natività della Beata Vergine Maria. Festa della Madonna dei Miracoli a Mussomeli e in questo momento sta per iniziare la celebrazione prima della processione. Thank you.
la Madonna dei miracoli, Amusomeli, la bambina. Otto settembre 2023. Questo pomeriggio era la filarmonica del maestro Vincenzo Barcellona che stasera accompagnerà la bambina in processione. Ecco, noi dobbiamo dire, amici del fatto nisseno, del fatto del vallone, che la festa attesa dai mussomolesi, ecco, è arrivata nel vivo. Ecco, ci sono state le celebrazioni delle messe, tutte partecipate. Ecco, il mattutino alle 5, la notte c'è stata anche veglia di preghiera, insomma, la festa della Madonna dei Miracoli, bene organizzata, partecipata e vissuta dai mussomolesi. Evidentemente noi seguiremo le varie fasi tra la gente, con la gente e per la gente in occasione della festa della Madonna dei Miracoli, evidentemente con le frequenti dirette che andremo a fare. A presto, amici. Ok, amici del fatto nisseno, del fatto del vallone, siamo qui nei pressi del santuario e in questo momento si sta svolgendo la celebrazione della messa che precede la processione del simulacro della Madonna dei Miracoli. Ecco, sono le 19:30 in questo momento, vedete la chiesa è gremita di persone, mentre ecco il piazzale, noi facciamo un giro per il piazzale per vedere ecco la situazione come si presenta. Ecco, e come al solito ognuno aspetta l'uscita della Madonna dei Miracoli, ma evidentemente dopo la celebrazione della messa pomeridiana. Un saluto a chi in questo momento sta vedendo queste immagini che arrivano da Mussomeli, arrivano ecco dall'esterno del santuario Maristentissima dei Miracoli in occasione della festa patronale 8 settembre 2023. Ecco le persone, ecco sono rientrate ecco dall'estero anche nella giornata di oggi. Un piccolo soggiorno a Mussomeli per ecco, partecipare alla festa patronale. Noi continuiamo, ecco, vediamo un po', evidentemente è l'occasione questa di incontrare gli amici, salutarli, scambiare qualche parola, ecco, e anche scambiarsi le notizie, le reciproche notizie. Il tempo, come dicevo nel precedente collegamento, il tempo è incerto, nuvoloso, ma gli addetti ai lavori sono fiduciosi che il tempo non farà sorprese.
festa dei luminari. Accompagneranno la processione stamattina il corpo bandistico Monsimellis, diretto dal maestro Giuseppe Noto, che accompagnerà il simulacro della Madonna dei Miracoli, mentre la filarmonica diretta dal maestro Vincenzo Barcellona accompagnerà la bambina. Ecco, il fatto nisseno fra la gente, con la gente, per la gente. Vediamo se incontriamo le persone. Vediamo. Vedete? All'esterno del santuario le persone vanno prendendo posto. Evidentemente un saluto ai mussomelesi ovunque sparsi nel mondo. Vi arriva, questi saluti vi arrivano da Carmelo Barba, che cura i servizi per il fatto nisseno, il fatto del valore. Siamo in diretta. Benissimo. Ecco, vogliamo salutare qualcuno. Dalla Lombardia. Dalla Lombardia. Chi salutiamo? Salutiamo tutti, soprattutto anche te, tutto Mussomeli. E tutto Mussomeli, soprattutto te. Ecco, quanto siete lassù? Ecco, pensate a Mussomeli. Tutti i giorni. Ma l'ultima volta, quanto siete venuti? 7 anni fa. Sette anni fa. E dopo 7 anni come trovate Mussomeli? Un po' caotica per via dei lavori, però sempre bella, è sempre bella. E le emozioni della Madonna dei Miracoli? Bellissima. È ineguagliabile. Lui è la prima volta che viene a Mussomeli, lui non è di Mussomeli. Lui non è di Mussomeli, me lo dico in un orecchio, di dov'è? Vigevano vicino Pavia. Ecco. Vicino Pavia, sì. E allora, siete venuti a trovare i vostri familiari? Cugini, solo cugini abbiamo ormai. Purtroppo il tuo caro fratello non c'è più, è mio cugino, Caterina non c'è più, però fa sempre piacere, almeno. Fa sempre piacere tornare a Mussomeli. Per me che sono nativa di Mussomeli, è sempre un piacere. Ok, allora partecipiamo a questa grande processione, ecco, per onorare la Madonna dei Miracoli. Ok, di niente, tante cose. Il fatto nisseno, il fatto del vallone tra la gente, con la gente e per la gente. Ricordiamo che in questo momento c'è la celebrazione
della messa pomeridiana che precede, ecco, l'uscita della processione. Ecco, vedo un po' i volontari della misericordia, vedo i volontari della misericordia. Siete in servizio. Stasera siete in servizio. Ok, ok. Viva Maria, viva Maria. Padre Calogero, sì, il Viva Maria ci sta oggi, la festa della Madonna dei Miracoli. Veramente. E lei da un punto all'altro del mondo per la festa della Madonna dei Miracoli. Sì. Padre Calogero, Orifiamma non manca. Sì, solo 15 ore d'aereo, solo 15 ore. Solo 15 ore di aereo. Ci siamo ormai abituati, ormai sono passati 23 anni. Ogni anno è così, siamo contenti di volare per Maria, a correre ai suoi piedi, sapendo che la Madonna Santissima ci ha tutti sotto il suo manto. Quindi viva Maria, buona festa a tutti, perché in Maria noi vediamo compiute tutte le nostre speranze. Ecco, di Nazaret. Mi è piaciuta molto l'espressione volare per Maria. Ecco, bellissima questa espressione. E allora stasera, Padre Calogero, assieme al clero locale, in processione. Accompagnato Maria per le vie del nostro paese. Ok, grazie Padre Calogero. Buona festa. E vedete l'afflusso delle persone che vanno prendendo posto. Evidentemente stasera, ecco, la processione, la lunga processione per le vie del paese, tradizionale vie del paese, e secondo la tradizione le promesse mantenute dai devoti per grazia ricevuta. E intanto sentiamo la banda musicale del maestro Giuseppe Noto. Vediamo un po'. Eh sì. Thank you.
No, non è la banda del maestro Giuseppe Noto, ma è la filarmonica di Mussomeli, diretta dal maestro Vincenzo Barcellona. Accompagnerà in processione la bambina. Patronale qui a Mussomeli, una giornata attesa e partecipata. Ecco anche i fraticelli della copiosa redenzione, e così apprestano a partecipare appunto alla processione. E padre Calogero Fiamma, con 16 ore se non sbaglio di aereo, è venuto, ecco, ad onorare la patrona di Mussomeli, la nostra Madre Celeste, Maria Santissima dei Miracoli. Ma un momento, siamo in diretta, c'è difficoltà per trasportare questo bambino? No. Non c'è nessuna difficoltà, anzi è un piacere. Ok. Oh, buonasera. Io volevo chiedere il servizio di stasera, sì. In che cosa consiste? Noi in pratica stiamo attenti, se qualcuno si sente male noi interveniamo. Ecco, date una mano d'aiuto, sì. Nel traffico che ci può essere, oppure se c'è bisogno di qualche intervento. Esattamente. Sì. Ok, ok. E noi, amici del Fatto Nisseno, ci aggiorniamo, a presto, a momenti, ciao. Nuovamente in diretta sul Fatto Nisseno, sul Fatto del Vallone, ore 19:53 minuti, primi in questo momento, vedete? La situazione, lo scenario che si presenta in questo momento, quanto si è in attesa dell'uscita del fercolo del simulacro della Madonna dei Miracoli. E qui ci sono, ma tu che cosa fai qui? Cosa aspetti? La Madonna! Aspetti la Madonna! Cosa ti deve dire la Madonna? Mi deve mettere l'abitino! Ah, l'abitino! Quale abitino ti deve mettere? La Madonna!
Ah, ecco l'abitino, e tutti non te lo mette l'abitino. No, no, non ci tieni, non ci tieni. Ecco. Ma io di San Enrico. Niente, non ci tieni. Va bene, va bene. Intanto tu vedrai passare la Madonna. E cosa dirai alla Madonna? Cosa dirai? Ecco. Cosa dirai alla Madonna? La aiuta. Preghiera. Aiutami. Aiutami, dirai, ecco, lo dirà a voce alta, come dirai? Aiutami. Aiutami. Ecco. A benedire. Ecco, e vuole essere anche benedetto il bambino, bravo. E siamo in attesa che arrivi il corpo battistico del maestro Giuseppe Noto con le autorità civili e militari che parteciperanno alla processione della Madonna dei Miracoli. Evidentemente, ecco, imperfetto orario per quanto riguarda la processione che snoderà, ecco, subito dopo la celebrazione del pomeriggio. Vedete, la gente, e questo è il caso di dire, la spasmodica attesa dell'uscita del simulacro della Madonna dei Miracoli. Ed il mio pensiero in questo momento è per chi è lontano, lontano dal paese natio, che non può partecipare, però tramite noi, ecco, li coinvolgiamo in questa atmosfera gioiosa e devota per onorare la Madonna dei Miracoli. E il mio pensiero è anche a chi a casa, impossibilitato a partecipare a casa per motivi diversi, ma che tramite noi o altri media, ecco, possono vedere queste immagini che descrivono la dimensione di un popolo che si stringe attorno alla propria patrona, e per noi è la Madonna dei Miracoli. Evidentemente è impossibile e vedo che sono in tanti che stanno seguendo questa diretta sul Fatto Nisseno, sul Fatto del Ballone, curato da Carmelo Barba, ecco,
e un saluto lo voglio mandare a chi in questo momento ci sta guardando dall'America. Vincenzo, siamo in diretta, un tuo pensiero è con Musso Melesi, che sono rientrati per questa festa, ne hai notato? Ce n'è tanto, sì. Ecco, ne hai notato? Ecco, scambio di idee, saluti e l'occasione anche per salutarla, certamente. Ok. Ecco, e la gente va prendendo posto, va prendendo posto ancora una volta, e noi saliamo un pochino per vedere, per riprendere lo scenario, ecco, che si fa sempre più intenso di partecipazione. E dobbiamo dire che la prima messa di oggi con il mattutino delle 5, la messa è stata celebrata da padre Alfonso Cammarata. Una chiesa gremita, silenziosa, devota, partecipante alla liturgia in onore della Natività della Beata Vergine Maria, la festa della Madonna dei Miracoli. Ammussomeli. Eh sì, ora sì che il corpo bandistico del maestro Giuseppe Noto si fa sentire, ecco, e con la banda musicale ci sono le autorità civili e militari che parteciperanno alla processione per le vie del paese. Gruppo bandistico del maestro Giuseppe Noto accompagnerà il simulacro della Madonna dei Miracoli. La giunta, le autorità militari.
volontari che parteciperanno alla processione. C'è il vicepresidente del Consiglio Comunale, l'assessore Jessica Valenza, il sindaco onorevole Giuseppe Catania, l'assessore Seppi Loconte. Vediamo un po' le autorità militari, il comandante della Guardia di Finanza, della stazione dei carabinieri, c'è il comandante Tomaselli, tutti, ecco, stasera snoderanno, accompagneranno il simulacro della Madonna dei Miracoli. E questo lo scenario che si presenta ai nostri occhi quando sono le 8 e 10 minuti in questo momento. Evidentemente un salto nella chiesa, ecco i tamburinari, ecco danno il via alla processione che snoderà attraverso le vie del paese. Vediamo com'è la situazione qui in chiesa, se ci fanno passare è difficile, noi ci proveremo a passare, ecco, per entrare in chiesa, fare vedere la situazione che c'è in chiesa dopo la celebrazione della messa pomeridiana. Ecco, abbiamo trovato un varco e siamo all'interno del santuario e ci sono persone comodamente sedute che aspettano l'uscita della Madonna dei Miracoli. Ecco, le persone che poi queste parteciperanno alla processione in fila. Ecco, vedete il fercolo sistemato con la Madonna dei Miracoli, con il simulacro, e i ragazzi della confraternita hanno avuto un bel da fare e sono stati all'altezza della situazione. Evidentemente grande attesa per l'uscita della Madonna dei Miracoli, e intanto ci sono, ecco, scale, tutto, e vedo che c'è la congregazione di San Vincenzo Ferreri che accompagnerà la bambina. Vediamo se possiamo vedere la bambina. No, no. Siamo in diretta. Ecco, un po'. Ecco, ma c'è la bambina. Ecco, e non la vedo sta bambina. Ecco. In un altro posto. Io vado. Vuole salutare qualcuno? Siamo in diretta. Allora, salutiamo i parenti che sono fuori. In particolare Varese. Ecco. La famiglia Genco Russo di Varese. Esatto, sì. Salutate, sì, salutiamo a tutti, ciao. Ok. Ecco la bambina, ecco, evidentemente vedete qui i bambini pronti
a portare il ferro. Ecco, la bambina. E come al solito chiamiamo, ecco, parliamo con l'architetto. Spera che ci dice, ecco, com'è la situazione della bambina. Qui vedo tanti, tanti bambini. Splendida come sempre, con l'entusiasmo di tutti. Anzi, questa sera ci sono pure delle bambine, quindi sarà ancora più bello. Ecco, tu non ti stanchi tu? No. Ecco, e tu? No, non si stancano, non si stancano. E con la bambina, la Madonna dei miracoli, ecco, e i bambini sono qui portatori, portatori di questo grande giorno che è la festa della Madonna dei miracoli. Ecco quanti bambini. Ecco, vediamo un po' questi bambini, questi bambini. Ecco, ma tu il peso lo sopporti, il peso? Ah, lo sopporti bene. Ecco, ma sono tanti, tanti che portano la culla della bambina. Ecco. Tutto pronto, Aldo? Sì, sono pronto. Sto facendo questo in onore della Madonna dei Miracoli, sto facendo questa cosa a titolo così gratuito, è diciamo una cosa personale. Ecco. È che la Madonna mi faccia guarire i problemi che ho passato. Bravo, Aldo, bravo. Ecco, io vedo un po' di scendere, vediamo in alto uniforme, ecco qui carabinieri, ecco in servizio in alto uniforme. Ma guardate che marea di gente, tutti grideranno il Viva Maria all'uscita del fercolo, del simulacro della Madonna dei Miracoli che si venera nel santuario, ecco, e si festeggia l'8 settembre, ecco, quest'anno 2023. Vediamo intanto di trovare un posto, se troviamo un posto. Ecco, qui abbiamo, ecco, un musico, come viene chiamato. Ecco, qual è il complesso bandistico a cui appartiene? Ah, la filarmonica del maestro Vincenzo Barcellona, che accompagnerete stasera la bambina. Ok. E intanto vedete quanta gente, e noi siamo in mezzo a loro, li facciamo parlare per esplodere la propria devozione verso la Madonna dei Miracoli. Ecco quanta gente aspetta l'uscita. Vado, alza la mano. Ah, ok. Ci vediamo dopo. Intanto i tamburinari, ecco, aprono la processione, evidentemente si metterà in ordine lungo il cammino, perché la gente è tanta. E voi amici che siete lontani, siete in mezzo a noi ad applaudire, a gridare il Viva Maria, appunto
per la Madonna dei Miracoli. Vuoi salutare qualcuno? Saluta, saluta. Un saluto grandissimo a tutti i tre spettatori. Ok, brava. Arganello, sì, Danca Pallaltro. Ecco, quando sei venuto l'ultima volta? L'anno scorso. Ah, ogni anno Arganello. Ogni anno ti presenta. Ecco, bravissimo, bravissimo. Okay. Ok. Ciao, ciao. Ciao. Ecco, vedete come il paese natio chiama per la Madonna dei Miracoli, per la propria patrona. Ore 20 e 16 minuti in questo momento. Ultimi aggiustamenti prima dell'uscita del fercolo con il simulacro della Madonna dei Miracoli. E io forse vorrei cambiare postazione, per, ecco, trovare un posto, ecco, dove trasmettere. Ecco, volete salutare qualcuno? Ecco, salutano. Ecco, sono venuti qui per venerare la Madonna e anche salutano gli amici. Vedete una marea di gente che aspetta l'uscita della Madonna dei Miracoli. Se prego, ecco, mi cerco una postazione. Siamo passati a destra. Evidentemente siamo qui con il gruppo bandistico guidato dal maestro Giuseppe Noto. Maestro, ci dica qualcosa. Stiamo aspettando che inizi la processione. Speriamo che vada tutto bene perché c'è molta gente e quindi dobbiamo fare molta attenzione. Nello stesso tempo è un appuntamento che aspettiamo da un anno e ce lo godiamo tutto. Buona a tutti. Ok, maestro. E intanto vediamo che la processione dà segni di spostamento, ecco, sta per avviarsi. Evidentemente qui nella facciata del santuario campeggia, è visibile il Viva Maria Santissima dei Miracoli ed è la congregazione
di San Pasquale che da è in processione con i suoi congregati. Evidentemente il clero curerà anche la processione con la recita del rosario, con i canti mariani e con la delegazione della congregazione di San Pasquale. E a seguire, dopo la congregazione di San Pasquale, la congregazione di San Vincenzo Ferré. Vedete? Ecco, altra congregazione si avvia lentamente
i congregati di San Vincenzo Ferrero, che accompagnano, precedono la bambina. Ecco che sta arrivando all'esterno, e la ninareggia riecheggia nell'aria. L'applauso per la bambina, oggi la Natività della Beata Vergine Maria, 8 settembre, giornata liturgica, e i bambini fanno a turno, sono tanti che portano e con la culla della bambina. Ma guardate che entusiasmo che c'è, e a seguire la confraternita di Maria Santissima dei Miracoli. La ninareggia l'8 settembre, la Natività della Beata Vergine Maria, la Madonna dei Miracoli qui a Mussomeli. Andiamo avanti, procediamo. E i confrati, le consorelle, accompagnano la patrona di Mussomeli, la loro e nostra patrona. Abitini blu per la confraternita Maria Santissima dei Miracoli. E dopo gli abitini abbiamo le cappe azzurre della confraternita, e la figura del corrigitore, ecco il primo con la croce che mette ordine nella processione, il corrigitore. Ecco, cappe. Avanti. Cappe azzurre qui alla Madonna, lampioncini, ecco il percolo della Madonna dei Miracoli che sta arrivando proprio all'uscita, dove ci saranno gli applausi. Ecco il clero in processione, abbiamo padre Marco, padre Rosario, abbiamo padre Francesco, padre Liborio, c'è padre Loconte, un clero numeroso stasera che onora la Madonna dei Miracoli. C'è anche padre Calogero che viene da lontano, ecco. Ecco l'inno pontificio. Ah.
un tributo di festa, inno pontificio, sparo di moschetteria. Ecco il saluto alla Madonna dei Miracoli, alla nostra grande patrona che viene osannata oggi, venerata alla grande dai suoi figli ovunque sparsi nel mondo. Festa della Madonna dei Miracoli, 8 settembre 2023, Campania distesa, è un tripudio di festa e la Madonna dei Miracoli viene acclamata con il Viva Maria. E noi chiudiamo qui questa diretta per riprenderla più tardi. Ciao a tutti amici. Ok, amici del Fatto Nisseno, del Fatto del Vallone, postazione via Caltanissetta, la processione che era snodata, era uscita già intorno alle 20:30, ecco, già sta snodando e in questo momento stanno attraversando la via Caltanissetta. Dobbiamo dire che all'uscita lo spazio attorno al santuario era gremitissimo e all'uscita della processione prima il percorso processionale è stato aperto dalla congregazione dei pastori a seguire quella, la congregazione del San Vincenzo Ferreri e poi la confraternita della Madonna dei Miracoli. Evidentemente si va mettendo un po' in ordine questa processione e dobbiamo dire che il percorso quest'anno non attraverserà la via Palermo, ritornerà qui dalla piazza della Repubblica. I confrati, il comitato della confraternita hanno un bel da fare per coordinare, ordinare la processione. Uno delle tante incombenze che una buona organizzazione nel predisporre il programma dello svolgimento, ecco, tiene conto. Ecco, è quello della processione, è un momento importante. Ecco, evidentemente ecco la processione sta ritornando da qui, da Piazza della Repubblica. Lavori in corso in via Palermo e quest'anno, ecco, la processione è stata deviata per quest'altra soluzione, via Piazza della Repubblica.
ore 20 e 56 minuti in questo momento. Questa sera un po' di arietta e dobbiamo dire che il meteo aveva fatto un po' preoccupare, ma i più ottimisti, gli addetti ai lavori, erano fiduciosi che la processione si sarebbe fatta. Infatti è snodata intorno alle 20:30. Evidentemente questa è la prima ottava dei festeggiamenti, prima ottava che va dal 31 agosto all'8 settembre, la seconda ottava dal 9 al 15 settembre, quando si ripeterà la giornata di festa con le messe e con la processione finale. E poi quest'anno, come prevede il programma, i giochi d'artificio. Ecco che in questo momento, ecco, non capisco perché corrono. Processione che è partita dal santuario, salita Paolo Emiliani Giudici, tratto della piazza Manfredi, via Dante, e poi, ecco, via Caltanissetta. Ed ecco, è arrivato il momento delle congregazioni, con la congregazione di San Pasquale, con la pecorella. Ecco. Ecco. Congregazione San Vincenzo Ferreri, che accompagna, precede la bambina e la filarmonica di Mussomeli, che accompagnano, vedete, i bambini che sorreggono la bambina e non si stancano. Ecco la filarmonica. E ora a seguire la confraternita della Madonna dei Miracoli.
contempla la, il viaggio di Gesù verso il Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Confrati e consorelle della confraternita della Madonna, confraternita. E a seguire il clero locale, numeroso. I fraticelli della copiosa redenzione. Padre Calogero Mantione è qui in processione. Padre Marco Cosentino. Magari lì più papà! Lì? Michè! Ecco, un po' di spazio, ecco, tanta gente. Ecco che il simulacro della Madonna dei Miracoli arriva in via Caltanissetta, via Caltanissetta. Rigorosamente a spalle la Madonna dei Miracoli in via Caltanissetta, tanti portatori della Madonna si alternano a portare, ecco, il simulacro in processione, simulacro che già era stato preparato, ecco, era stato preparato nel primo pomeriggio. Guardate, marea di gente al seguito della processione, a seguire le autorità civili e militari. Ecco. Tanta gente in via Caltanissetta. E il gruppo bandistico cerca un parco per passare e raggiungere simulacro, tanta gente, ecco, al seguito della processione, però, ecco, forse ora stanno raggiungendo il posto per mettersi in processione. Erano veramente in tanti, sono in tanti,
come lo potete vedere, e con noi, del fatto nisseno, del fatto del vallone, siamo in mezzo alla gente, per la gente e con la gente. Guardate cosa succede, tutti al seguito del fercolo della Madonna dei Miracoli, una marea di gente che sta seguendo la processione. E noi, ecco, vediamo chi incontriamo. Sono arrivati anche da fuori, mussomelesi che sono rientrati per la festa e che oggi partecipano alla processione. Ecco, sono tanti. Vediamo chi vuole salutare. Siamo in diretta. Sì, siamo. Si preoccupa della diretta. Non c'è da preoccuparsi. C'è. Lei è una donna moderna. No. Lei non deve fare. Non deve fare i complimenti. Il mio è un servizio alla comunità. Ecco. Sì, ma come mi vuole descrivere? È simpatica lei e la ringrazio di questo complimento. Ok, mentre vedete, gentili spettatori del fatto nisseno, quanta gente al seguito del fercolo della Madonna dei Miracoli, indescrivibile, indecifrabile il numero che in questo momento è al seguito della processione in questa serata dell'8 settembre 2023. Ma guardate, non è una esagerazione, è tanta gente che viene anche dai paesi vicini ad onorare la Madonna dei Miracoli, la patrona di Mussomelo. E ancora continua la processione, l'accompagnamento della processione. E vediamo un po', perché ora dovrà ritornare per proseguire attraverso le altre vie del paese. E ancora siamo in via Caltanissetta, ma guardate quanta gente, un'esplosione di gente qui in processione della Madonna dei Miracoli a Mussomelo in questa serata dell'8 settembre 2023. E qui gli amici vogliono salutare. Lei vuole salutare qualcuno? Siamo in diretta. Posso salutare mia sorella d'Inghilterra. Ecco, saluti sua sorella, ecco, che sicuramente la sta guardando. No, mi ha visto e mi ha chiamato. Ah, le ha chiamato. E praticamente loro che sono in Inghilterra sono in mezzo a noi in processione. Bravo. Ok, grazie di niente. Ok, no, vedete persone mussomelesi che sono rientrati per la festa e che, ecco, ora, ecco, stanno snodando, partecipando alla processione e, come vedete, la macchina di sicurezza che è qui per l'ordine pubblico ci indica che la processione, la lunga schiera di partecipanti è terminata, ma ora sempre attraverso questa
percorso, attraverso questo percorso della via Caltanissetta, via tratto di via Scalea, si ritornerà nella piazza Roma per proseguire attraverso la via Dante, la via, la piazza Manfredi Chiaramonte, la via Caracciolo, la via Giambattista Bombante, via Trieste, via Trento e poi piazza del Popolo e per raggiungere il santuario. Amici del Fatto Nisseno, del Fatto del Pallone, ecco che la processione è questo, è l'inizio della processione che ritorna al suo percorso. Andiamo verso la piazza Roma. Aria di festa, luminari. Settembre 2023 a Mussomeli, la festa della Madonna dei Miracoli. Anche voi in processione, ecco, d'acqua viva, a Mussomeli, la Madonna dei Miracoli, ok?
Cordiano con noi Renzo Costanzo, anima il rosario. Maria Santissima dei Miracoli, salutiamo Vergine colomba tutta pura, nessuna che ha cura e bella come una, ore 21 e 15 minuti in questo momento, e la processione sta attraversando la piazza Roma come ritorno verso il percorso tradizionale della via Caracciolo e strade a seguire fino al rientro del santuario. Grazie.
il circolo Trabia, i soci hanno aspettato il passaggio della processione. Piazza Roma. Tanti, in tanti, in processione. Come vanno le cose, la processione, come sta snodando? Troppa gente. Sì, e io infatti l'ho detto, un fiume di persone. Sì, tante. Anche le pecorelle. E la congregazione di San Pasquale. Ma
cadendo in un luogo. I congregati di San Vincenzo Ferrero con la Sidi e con la dirigenza. No, qua è. Ecco. Ecco. Ma ok, ora ci siamo. I bambini vogliono. Le bambine. La bellezza è questa, che sono le bambine. Sì, mi correggo. Ma vi siete stancati? Stancati? No, non si sono stancate. Per niente. Per niente. Ecco. Simulacro della Madonna dei Miracoli sta arrivando qui nella piazza Roma. Questo è il Corregitore della Confraternita della Madonna. Il Corregitore mette ordine nella Confraternita, nella processione. Le stelle le più belle non son belle al pari. La Confraternita della Madonna. Il colore celeste, cappe. Bianca più della luna, e le stelle le più belle. E il popolo di Mussomeli sta portando in trionfo la propria regina, la propria patrona, qui a Mussomeli, la Madonna dei Miracoli. Per le vie del paese. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Ecco che vediamo il ferro, la Madonna dei Miracoli sta facendo il suo ingresso in piazza Roma. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia.
Gesù, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Cari amici del Fatto Nissen, Gesù mio, del Fatto del Vallone, noi sospendiamo qui la diretta per riprenderla più tardi al santuario, al rientro del simulacro della Madonna. Mentre diciamo che il percorso processionale continuerà per la via Caracciolo, via Giambattista Bonvante, via Trieste, via Trento, piazza del Popolo e il rientro al santuario. Andrò a vederla lì, al cielo, andrò a vederla lì, andrò a vederla lì, è il grido di speranza che infonde mi costanza nel viaggio e fra i dolori. Al cielo, andrò a vederla lì. E il Fercolo sta attraversando la via Dante. Ore 21 e 32 minuti in questo momento, quando la processione proseguirà dalla via Dante alla via Caracciolo. Tutto
rigorosamente a spalle, guardate, i portatori del percolo della Madonna dei Miracoli. E il Viva Maria, ecco, riecheggia attraverso le vie di Mussomeli. Ecco, le autorità e il popolo che al seguito della Madonna dei Miracoli. E noi chiudiamo qui questo collegamento e lo riprendiamo a presto. Ciao amici. Ok amici del Fatto di Sé, del Fatto del Vallone, siamo qui all'esterno del santuario e come potete notare abbiamo lasciato la processione in piazza Roma e la processione sta attraversando adesso la via Caracciolo, via Giambattista, Bonfante e poi la via Trieste e la via Trento. Già il percorso processionale con i primi rientri, ecco quanto sono le 29:58 minuti in questo momento. Una lunga processione, quella della Madonna dei Miracoli. Grande partecipazione, non solo dei mussulmani, ma anche dei paesi vicini e i mussulmani che sono rientrati in occasione della festa patronale. Ecco come si presenta in questo momento lo spazio dove vanno prendendo posto i devoti della Madonna dei Miracoli. Ecco, e molti hanno adempiuto a un obbligo, quello della promessa fatta alla Madonna per grazia ricevuta. In tanti hanno partecipato, hanno snodato in processione. Ciao Marrella, ciao Bono. Ringraziamo il Signore. Evidentemente il percorso è sempre lo stesso, quest'anno con la sola eccezione, ecco, che non ha attraversato la via Palermo per dei lavori in corso, ecco, e che ha attraversato invece, ecco, piazza della Repubblica per ritornare, ecco, nella via Scalea e raggiungere la piazza Roma.
Evidentemente qualcuno che sta vedendo queste immagini, qualcuno dei residenti fuori sede che si trovano all'estero, vedere queste immagini della processione sicuramente avranno intravisto qualche familiare, qualche amico che da tempo non avevano incontrato, che non avevano contattato. È lo scopo delle dirette che io propongo, è quello di avvicinare la gente e coinvolgerla nell'evento che si sta celebrando. E vedete che si sta nuovamente riempiendo qui l'esterno del santuario di quelle persone che hanno snodato in processione. Buonasera.
130, vero? Evidentemente tutti sono, ognuno cerca la propria sistemazione. Lunga processione questa dell'8 settembre 2023. E domani proseguono i festeggiamenti in onore della Madonna dei Miracoli con la controttava. Ecco, altri 8 giorni di riti religiosi e poi che si concludono, si concluderanno il 15 settembre 2023. Ecco come si vede la situazione al rientro della processione in questo 8 settembre
2023. Gli spazi tutti occupati, guardate anche in alto hanno trovato posto. La processione continua il suo rientro, i tanti partecipanti, ecco, con la congregazione di San Pasquale, ecco, con la pecorella, ecco. La congregazione San Pasquale sta rientrando, congregazione San Pasquale, congregazione San Vincenzo Ferreri e la bambina. Ecco la bambina. Ecco le bambine che portano. E la ninna adesso ha accompagnato la bambina. La Madonna dei questo primo giorno dei festeggiamenti, 8 settembre 2023.
vera, la filarmonica di Mussumeli, diretta dal maestro Vincenzo Barcellona, e la bambina è arrivata a quel santuario. Ora si aspetta la confraternita. Per la Madonna che ha preceduto il simulacro della Madonna dei Miracoli. Guardate che marea di gente. Qui all'esterno del santuario, non c'è posto, ecco, e ancora non è rientrato il simulacro. Cosa?
Non dico, vabbè, dai, passa. Ma ora si va a dire, c'è. Ok, non mi metti a fare... Ah? Io mi niego! Io mi niego! No, sono da corretto! Grandissimo! E le campagne sono a distesa, il fricolo con il simulacro sarà già nei pressi del santuario, ancora non scorgiamo la confraternita, il rientro della confraternita, ma il suono delle campane ci fa pensare che il suo rientro è vicino. Vediamo se posso... se posso trovare un varco. Ecco, se mi fate passare, ecco un varco. Ecco qua. Amici del fatto di sé, del fatto del vallone, ecco la marea di gente che c'è qui attorno al santuario. Ecco la Madonna, salve. La luce perfetta, riposo in pace. Sta rientrando alla sua casa, nella sua casa, nel santuario. Ecco. E dobbiamo dire che la devozione degli mussomalesi e non solo è tanta, e lo testimonia il giorno dell'8 settembre, 8 e 15 settembre, quando ricorre la sua giornata liturgica, quella dell'8 settembre 2023. Noi, ecco, i ragazzi della confraternita mettono ordine e fanno bene, guardate, sta rientrando, sta lo spettacolo veramente, e il Viva Maria incomincia a riecheggiare qui all'esterno del santuario, all'indirizzo della Madonna dei Miracoli, e Viva Maria esplode in quest'8 settembre 2023. Vediamo ora, adesso, ecco, padre Francesco è rientrato, ma guardate un po' le campane, lo annunciano a tutto il mondo che la Madonna dei Miracoli sta rientrando nella sua casa. Guardate, guardate, ecco la Madonna rigorosamente a spalle, rigorosamente a spalle dai portatori.
dell'applauso si fa sentire. Ecco il Viva Maria, gli applausi alla Madonna dei Miracoli. E noi, ecco, ci spostiamo qui. Padre Celeste Dio, Figlio Redentore del mondo Dio, Spirito Santo Dio, Santa Trinità unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempervergine, Madre senza peccato, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudentissima, Vergine degna di onore,
Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, modello di santità, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, dimora dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, modello di vera devozione, rosa mistica, gloria della stirpe di Davide, fortezza inespugnabile, splendore di gloria, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina del rosario, regina della famiglia, regina assunta in cielo, regina della pace, regina di Mussomeli. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, per il Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Maria dei miracoli, Madre di Dio e nostra patrona, volgete gli occhi misericordiosi sui miseri figli vostri che prostrati innanzi a voi vi offrono e consacrano l'anima, il corpo e tutte le cose loro. Voi che avete voluto aprire una sorgente inesausta di grazia in questo luogo, dando la vigoria a un misero viandante paralitico adagiato all'ombra del roveto che nascondeva la vostra effigie miracolosa, permettete che noi, benché figli indegni, ci rifugiamo sotto il vostro manto per ottenere la vigoria dell'anima nostra. Voi dunque sarete da oggi innanzi il nostro rifugio, la nostra forza, la nostra salvezza, il nostro gaudio. Il vostro santuario sarà per noi, per le nostre famiglie e per il nostro paese il baluardo inespugnabile contro tutti gli assalti invernali, l'asilo sicuro in tutte le sventure, la scuola perenne della fede e della devozione. Soccorreteci, o Madonna dei miracoli, nei bisogni consolateci, nelle afflizioni sanateci, nelle infermità ravvolarate nella tentazione. Otteneteci dal vostro Divin Figlio le grazie di cui abbiamo tanto bisogno e che vi chiediamo con somma fiducia. Coronate infine le nostre misericordie con un'assistenza specialissima nell'ora della nostra morte. Ve lo domandiamo, Maria, per i meriti di quel Gesù che portate sopra le braccia, il quale vive e regna con il Padre e con lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. O Maria, quanto sei
gioia e sei l'amore, m'hai rapito questo cuore, notte e giorno io penso a te, m'hai rapito questo cuore, notte e giorno, notte e giorno penso a te. Forte e viva Maria, Maria e viva, grideremo viva Maria, grideremo viva Maria, viva lei che ci salvò, grideremo viva Maria, viva lei, viva lei che ci salvò. Maria, Maria, e viva Maria, e chi la creò. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andiamo in pace. E prima di andare, meritano un grande ringraziamento i portatori del fercolo della Madonna dei Miracoli, che con grande amore e affetto portano l'immagine della Vergine Maria. E poi voglio ringraziare ciascuno di voi e tutti che nella diversità del compito portiamo avanti insieme questa festa. Se la festa riesce è per merito di ciascuno di noi, di tutti noi. Ognuno fa la sua parte e insieme realizziamo grandi cose. La Vergine Maria ci protegga a tutti e ci faccia sempre progredire, sempre con entusiasmo, nel bene e nella via della santità. Viva Maria! Ed esplode l'applauso alla Madonna dei Miracoli.
Sta rientrando nella sua casa. Ecco, tanti portatori. Ecco il grido di Viva Maria. Applauso è scrosciante, il Viva Maria e parte con la forza del cuore in questo 8 settembre 2023. È la patrona di Mussomeli, Maria Santissima dei Miracoli, ha attraversato le vie del centro abitato, ha attraversato le vie dove risiedono i suoi figli e ora è rientrata nella sua casa, nel santuario. Guardate come si presenta, ecco, all'interno, ecco, il santuario al rientro della Madonna, del simulacro della Madonna. Una processione, ecco, lunga, sentita e partecipata, ecco, e io approfitto dell'occasione che abbiamo padre Calogero al termine della processione, che ci dica qualche cosa di questo afflusso di persone che ha invaso direi Mussomeli attraverso le strade dove è passata la Madonna. Sì, veramente così, come le
l'esperienza nostra umana è quella di voler bene la propria mamma, così vogliamo bene la mamma celeste, e quando la mamma chiama i figli accorrono numerosi come ogni anno, devotamente per seguire il percorso processionale portando la Madonna per le vie del nostro paese. E quindi invochiamo sempre lei, che ci darà sempre tante grazie e benedizioni per vivere come lei vuole. Ok, io al sindaco, al termine della lunga processione, della lunga partecipata, devota partecipazione, sindaco onorevole Catania, il suo pensiero. È sempre una grande emozione partecipare a questo evento religioso, la festa della Madonna dei Miracoli, la processione in modo particolare, che è sempre molto sentita, molto partecipata dai nostri concittadini, da coloro che vengono anche da fuori, ed era davvero un gran bel colpo d'occhio vedere tutte queste persone che con grande devozione, con grande compostezza partecipavano alle vie del paese, offrendo la loro preghiera alla nostra Madonna del Miracolo. Sempre uno spettacolo, molto bello. Ok, grazie sindaco. Noi vediamo in giro cosa vediamo. Ecco, sei stato alla porte, alla processione? Sì, la processione, sì, un bel viaggio. L'hai portato la Madonna? No, io no. Ah, non l'hai portato, non sei stato fra quelli che hanno portato la Madonna. Ok. Questo ragazzo l'ha portato. Ecco, no, ecco, sono stanchi, ma non sono stanchi per niente. Ecco, questi giovani, ecco, che hanno portato il simulacro della Madonna dei Miracoli in giro per le vie del paese, rigorosamente a spalle, come da tradizione secolare. La Madonna dei Miracoli viene portata a spalla, non c'è trattore, non c'è mezzo di trasporto che trattenga i devoti, i portatori della Madonna dei Miracoli attraverso le vie del paese. E noi con queste immagini chiudiamo questa diretta per il fatto del vallone, il fatto nisseno, dandovi l'appuntamento alle prossime dirette. Ciao a tutti!